Buona domenica 12 giugno, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutte le verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Gesù sottolinea come non siamo in grado di comprendere tutto ciò che lui ha detto. È una rassicurazione, ma non è una stabilizzazione nella nostra impossibilità di comprendere, perché Gesù ci chiede di aprirci allo Spirito che invierà e parlerà di tutto ciò che Gesù ha detto, e allo stesso tempo guarderà alle cose future, vi annuncerà le cose future, riprenderà ciò che io ho detto, perché lo Spirito di verità glorificherà Gesù e prenderà da quel che è mio. Lo Spirito prende dalla testimonianza di Gesù e tutto ciò che è del Padre è di Gesù. E tutto ciò che è di Gesù sarà il contenuto di quell'annuncio, che è un annuncio di amore, di infinita misericordia d'amore, di giustizia sociale. Naturalmente è giusto sottolineare che noi faremo fatica a comprendere, ma sarà tanto più possibile per noi comprendere la verità se ci apriremo allo Spirito di verità che riassume in sé la testimonianza di Gesù e ci apre la strada verso ciò che non abbiamo ancora compreso. E quindi è un invito sostanziale a un'opera di conversione senza limiti di tempo, perseverante e costante nella quotidianità. Siamo invitati tutti i giorni a vivere nell'accoglienza dello Spirito la realtà della conversione. Buona giornata a tutti.